La partita va da sé che è importante perché sono due squadre che sono costruite per arrivare davanti a tutti alla fine del campionato, questo è importante per quello. Per quanto riguarda il campionato, credo che la quattordicesima sia troppo presto per emettere sentenze in senso positivo o in senso negativo. Qualsiasi sia il risultato, sia per noi che per loro, non finisce qui il campionato, anche perché ce ne mancano troppe partite dopo e che l'equilibrio che regna in questo campionato non ti fa stare sereno e tranquillo. Quindi se le cose vanno in un modo che in un altro, il campionato è ancora molto lungo, quindi penso quello. Il Benevento è una squadra solida, molto solida, una squadra che si è calata molto bene nella categoria, non bada a particolari estetismi, gioca, si compatta, riparte molto bene, ha una difesa solida, ha una squadra fisica, perché fisicamente è una squadra strutturata, davanti ai giocatori veloci sugli esterni e abile nel uno contro uno, gioca con due centravanti fisici, è una squadra molto pragmatica. In sostanza questo Benevento che ho visto in questo inizio campionato, una squadra molto dentro il tipo di campionato, dentro la Serie C, con una società alle spalle che sono anni che gioca per i vertici della classifica, con un allenatore molto pragmatico, molto esperto, e Benevento è questo qui, insomma. Invece dovrà fare quello che sa fare, dovrà cercare di avere personalità, cercare di fare la partita se il Benevento glielo consentirà, stare molto attenti alle ripartenze perché il Benevento è una squadra che ti lascia anche la possibilità di giocare, si ricompatta come dicevo prima molto con tanti uomini, con tutti dietro lì della palla e poi accelera e riparte. Questa in sostanza è la partita che posso immaginare e quindi noi dovremo stare attenti quando attaccheremo, dovremo stare attenti quando avremo il pallino del gioco perché sappiamo che loro sono abili a ricompattarsi e a ripartire. Davanti hanno gente di come detto prima, abile nell'uno contro uno, gente che ha il gol nelle corde, sono bravi davanti perché Marotta, Eusebio, Fageme, Campagnacci sono quattro giocatori bravi. Questi, come detto prima, no? Qui davanti sono bravi perché hanno sia abilità nell'uno contro uno, sia velocità, prestanza fisica. Sono bravi. No, davanti devo capire bene, vediamo un po', insomma, voglio ancora pensarci bene, qualche dubbio ce l'ho. E quindi vediamo, domani mattina deciderò con serenità, con tranquillità e vediamo un po' insomma chi reputo che inizi, magari poi dopo a partita in corso, senza magari, cambiamo qualcosa, come spesso succede. Ma lo schieramento noi giochiamo o 4-3-3 o giochiamo con 4 giocatori davanti, a seconda delle circostanze, in fase di possesso sto dicendo, quindi o una situazione o l'altra, se possiamo attuare una e poi fare l'altra, non è che abbiamo preclusioni, ci stiamo allenando con tutte e due, magari ultimamente un po' più sul 4-3-3, però abbiamo ripassato anche in settimana i movimenti che conosciamo dei quattro giocatori davanti, quindi Tutti sono andati in grano, si possono adattare a ci otto. sta, sì, si possono adattare, sì, possiamo ruotare a seconda delle situazioni. È chiaro, a seconda di chi c'è in campo.